Ecco, ci disponiamo ora con il silenzio a vivere la celebrazione della veglia pasquale e soprattutto a scoprire nei segni l'esperienza bella della Chiesa che continua a farci vivere nel mistero, la celebrazione e la morte e risurrezione di Cristo. Per cui ci mettiamo in piedi e accogliamo il Vescovo per iniziare la preghiera. Fratelli e sorelle, in questa santissima notte, nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita, la Chiesa invita i suoi figli, sparsi nel mondo, a raccogliersi per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai santi misteri, ai santi sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. La luce di Cristo, che risorge glorioso, disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Cristo, luce del mondo, prendiamo grazia di Dio.
Cristo, luce del mondo. Cristo, luce del mondo, esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti, il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore, la luce del Re Eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a te, Signore. Tu sei la luce. Cosa buona e giusta, esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù d'Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria del Signore. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo, dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro.
tuo inestimabile segno di bontà per riscattare lo schiavo. Hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe e restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. O notte veramente gloriosa, che ricongiungi la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a te, Signore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei tuoi ministri. Nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce, ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne, salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso, la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo figlio, che è risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.
parola di Dio. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Tu mandi nelle valli acque sorgive, perché scorrono tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Ci mettiamo in piedi. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e i suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele.
La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore, durante la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome per sé. Forza, il mio canto è il Signore. Abissi profondi li coprono. Accumula
mare, chi è come te? In piedi. Preghiamo, o Dio, che ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone. Ora lo compie attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira, per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Signor, crea in me.
Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Preghiamo. O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, guarda con amore al mirabile sacramento di tutta la Chiesa e compi nella pace l'opera dell'umana salvezza. Secondo il tuo disegno eterno, tutto il mondo riconosca e veda che quanto è distrutto si ricostruisce, quanto è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità. Per mezzo di Cristo Gesù, che è principio di ogni cosa, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
O Dio che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima, siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dei morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della Sua morte, lo saremo anche a somiglianza della Sua resurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dei morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra di loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Parola del Signore. Ringraziare tante persone per questi momenti liturgici, quelli che stiamo vivendo, così pregati e così curati. Mi permetto di richiamare però, per un ringraziamento speciale, il coro guidato dal dottor Pasquale, che con i canti ci sta accompagnando nella preghiera di questa notte e nonostante questa notte. Soprattutto, per un canto che a me personalmente, ma non solo individualmente, personalmente, sta molto a cuore e che mi commuove ogni volta che lo leggo e che lo sento cantare. È l'inno dei liberati, di coloro che passano dall'altra parte del mare, del Mar Rosso, e finalmente si danno alla pazza gioia, potremmo dire. Incominciano a ballare, a cantare. In questi giorni è capitato qualche volta per televisione di vedere ad una festa degli orientali, delle persone dell'Oriente, i nostri fratelli ebrei,
sono nel Medio Oriente, Gesù viene da lì, eh? Dunque, abbiamo visto, notato, almeno io personalmente, a me colpisce molto l'entusiasmo del canto e della danza, quasi scomposta, una danza quasi scomposta ma che esprime una gioia profonda, la gioia della liberazione. Erano secoli che provavano la frusta e la schiavitù degli egiziani. Non è proprio esatto dire dall'Egitto esce il popolo di Israele, niente affatto. Esce un accozzaglio di schiavi, abituati solo alla frusta. Avranno bisogno, e Dio avrà bisogno, di 40 anni per fare di questa accozzaglia di schiavi un popolo, con una sua dignità, con le sue leggi, con una sua organizzazione. Intanto esce un'accozzaglia di schiavi. Voglio cantare in onore del Signore. E scusatemi tanto, ogni volta che leggo questo e penso e immagino la scena della liberazione, del passaggio, penso ai tanti giovani delle nostre famiglie, delle nostre città, delle nostre contrade, in preda alla schiavitù della droga e della violenza. Penso ai tanti bambini, ai tanti ragazzi che vengono offesi nella loro dignità di persone. Penso agli ammalati che si fa di tutto per vedere soppressi, quasi un fastidio per i sani e per il mondo produttivo. Penso alle persone anziane, penso alle nostre famiglie che faticano ad arrivare a fine mese. Voglio varie schiavitù, la schiavitù economica, la schiavitù sociale, la schiavitù di chi non ha mai forse gustato che cosa significa la libertà dei figli di Dio. Pasqua significa proprio questo. La luce accesa, la parola di Dio donata, la memoria del battesimo, la divina Eucaristia. Serve per farci prendere conoscenza e consapevolezza della dignità di essere figli di Dio. Non finiremo mai di ringraziare e anche spiritualmente di cantare e di danzare per questa gioia che il Signore ci dona. Voglio cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Mia forza e il mio canto è il Signore, è Lui che mi ha salvato, è Lui che mi ha liberato, è Lui che mi ha aperto gli orizzonti del suo amore, della sua figliolanza, l'orizzonte della eternità. Pasqua è l'annuncio che non tutto è perduto, che le schiavitù del mondo possono essere rovesciate, che l'uomo può gustare la libertà dei figli di Dio. Che il Signore la doni a voi, questa libertà dei figli di Dio. Che il Signore la doni a me, perché davanti a Lui siamo tutti figli di Dio. Buona Pasqua. Thank you.
Fratelli e sorelle, invochiamo ora la benedizione di Dio Onnipotente sul fonte battesimale e sull'acqua che benediremo, perché coloro che da esso rinasceranno siano resi in Cristo Gesù, figli adottivi, e in noi venga rinvigorito e risvegliato questa realtà che tutti ci raggiunge e tutti ci accomuna. Siamo figli di Dio. Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura,
a essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue ed acqua e dopo la sua resurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in questa per opera dello Spirito Santo la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua dello Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, o Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgeranno alla vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate voi dunque a Satana e alle sue seduzioni. Rinunziate a tutte le sue opere e a tutto il suo male. Credetelo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, Signore e fratello nostro, che è nato dalla Vergine Maria, è morto sulla croce, fu sepolto, ma è risorto dai morti e ora siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Thank you.
Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nella quale Cristo Gesù, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordate anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Mettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco Antonio Fasani e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Nel Figlio di Dio, Gesù, siamo stati fatti figli di Dio. L'immersione nelle acque del battesimo ci ha fatto rinascere a vita nuova. Richiamiamo alla mente e al cuore questa realtà e dando voce ai bisogni e alle necessità del mondo intero diciamo: Padre nostro, sia santo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con tutti voi. Con un inchino vicendevole ci scambiamo un segno di pace. Del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, lo spirito della Tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali, viviamo concordi nel Tuo amore, per Cristo nostro Signore. Una proposta per la giornata di domani. Mettendosi a tavola per il pranzo festivo, anche se con delle presenze ridotte, vi invito a recitare insieme nelle vostre case la preghiera del Padre Nostro e la preghiera dei figli, davanti a Dio, il Vescovo, i padri, le mamme, siamo tutti figli e a Lui ci affidiamo, perché di Lui ci fidiamo, per vivere nelle nostre famiglie, incominciando dalle nostre famiglie, la vita che non muore. Per questo la benedizione che accompagno con il rinnovare a voi gli auguri di buona Pasqua. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del male. Dio che vi rinnova per la vita eterna, nella resurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio della immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa celebrazione, sulle vostre famiglie, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, e vi rimanga sempre. Amen. La messa si conclude qui in chiesa, ma continua nella nostra vita. Andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Restiamo in piedi ai nostri posti al passaggio del Vescovo.